Talk and Play insieme a Vegas. Ho pensato. Secondo me per me tu spacchi tantissimo da solo. Io mi sono sentito il tuo disco e per me potevi anche farlo tutto da solo, il tuo mixtape, che avrebbe spaccato comunque. Ho detto facciamolo giocare a GTA, quindi, in cui si gioca da soli. E ho capito che GTA ti piace parecchio. Fra, GTA è la mia vita, tipo, è incredibile. Diciamo prima che c'era un periodo, no, della nostra adolescenza in cui c'era GTA, San Andreas e Most Wanted, dove si giocava solo a quello, e io ho imparato i nomi delle macchine grazie a Need for Speed Most Wanted. E non sei l'unico, Fra, non sei l'unico. Tu c'hai questa cosa delle auto, ti piace molto, no? Io amo le auto, è tipo la mia prima passione, cioè la mia prima passione prima del rap addirittura. Infatti io ho scoperto il rap grazie alle auto. Come? E grazie a Need for Speed Underground 2. Cioè, cosa vuol dire scoprire il rap grazie alle auto? Allora, succede che c'avevo 6 anni, tipo, più o meno a quegli anni lì. E c'era sto pezzo, Riders on the Storm, di Snoop Dogg, sì, e i Doors, sì. Quello del main menu di Need for Speed Underground 2. E niente, tipo, io continuavo ad ascoltare sto pezzo, mi piaceva un botto proprio, ho detto, ah, bomba, 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 cioè l'avevo messo dappertutto. Ai tempi potevi impostare di metterlo nel menu, tipo, del garage, queste cose qua, no? E l'avevo messo ovunque. Ai tempi c'era Emul, e con Emul ho cominciato a scaricarmi le robe di Dog, di Dre, di 50 che usciva nel frattempo, eccetera. E minchia, da lì in poi basta, è stato amore. Ed è per quello che io ascolto cioè solamente rap americano, perché sono cresciuto così. Io ho letto qualche tua intervista dove anche dici che comunque le tue influenze maggiori sono americane, di rap americano. Ma è possibile comunque fare rap italiano ascoltando solo rap americano? Oppure c'hai qualche influenza anche italiana? Ah, sicuramente le influenze ci sono. Quando sono stato comunque ragazzino mi ascoltavo un po' di rap italiano, naturalmente, lui è Club Dog, essendo a Milano comunque in zona ti ascolti quello che ascoltano i tuoi amici, perché sì, poi comunque essendo cresciuto con una bella compagnia di amici mi sono ascoltato un po' di tutto, e lì comunque un po' di ispirazione la prendi, perché logicamente ora capisco un bel po' di più anche della lingua, di americano, eccetera. Sì. Però ai tempi, logicamente, oltre che guardarmi le lyrics sotto, mi ascoltavo anche i testi italiani, naturalmente, e quelli un po' di ispirazione me l'hanno dato. E chi è il tuo rapper italiano preferito? Se ti fare un nome? Fly. E il rapper italiano preferito che ha avuto comunque uno spessore nella storia del rap italiano? Ai tempi io andavo fuori per Jake La Furia. Proprio di brutto, c'era quello che mi piaceva di più, che raccontava le cose, diciamo, più schiettamente, poi che mi rappresentava di più. Fantastico. Su quello che pensavo, infatti, tanta roba. A proposito di raccontare le cose schiettamente, prima volta che ci siamo visti, sì, ricordo che eravamo a casa mia, siamo conosciuti, e tu schiettamente mi hai detto: sono scappato via da Roma. Bravo. Cosa è successo a Roma? E come mai questo distacco da Oniro così improvviso? Praticamente è come CJ quando è scappato da Liberty City e è arrivato a San Andreas, capito? Una roba del genere, tipo sono rinato, no? È stata una cosa figa, cioè mi sono ritrovato alla fine nel mio vecchio quartiere, sì, ovvero Cinisello, e da lì ho ricominciato, cioè me ne sono andato via che... Forse non ero neanche più troppo motivato nel farlo, capito? Era un periodo che mi sparavo un sacco di contest, mi piaceva proprio solo suonare live, poi vabbè, ci ho sempre fatto progetti, eh. Mi ha dato quel pizzico, diciamo, che mi è servito per motivarmi e per far sì che la mia passione poi diventasse, cioè, aspirasse ad essere un lavoro vero e proprio. E poi tu sei arrivato a Roma e ti sei reso conto che non era quello che ti aspettavi. Sono arrivato a Roma, ho mollato il mio più grande amore, come ho detto prima, ovvero le macchine. Io lavoravo in Porsche prima e c'avevo un bel contrattino, era figa la cosa. Poi ho detto, però la musica è una cosa più figa che lavorare sulle macchine. E allora lì ho detto, va bene, dai, vengo a Roma, e sono stato lì 6 mesi. Una volta arrivato a Roma, però, beh, mi sono pagato tutto da solo, qualsiasi cosa, tutti i risparmi che avevo, eccetera. Mi ho pagato affitto, vita, tutto il resto. E una certa... certe cose non le posso manco dire perché sennò poi ci incrimino. No, capito. Ad una certa hai detto, no, basta, non ci ho sbatta di pagarmi tutto io. Sì, più che altro che ho fatto il disco, sì, capito? Sono tornato a casa, alla fine io ho tutto qua, tutti i produttori erano a casa mia, lavoravo principalmente con gente che comunque frequento, amici miei, sì, e tutto, che poi vabbè, il trucco
è il trucco per riuscire in questo mestiere, cioè piano cazzo dove Gaysbeer. È il trucco, cioè quando lavori con gente fidata funziona meglio la situazione. Io proprio mi trovavo bene, cioè anche avevo un rapporto, capito, sì, sì, proprio personale, oltre che lavorativo. Cazzo fai, mica motion di ferro. E quindi niente, succede che mi sono messo lì e boh, sono tornato a casa e ho deciso che a casa stavo meglio, lavoravo meglio. Io la prima volta che ho sentito Tranquillo, okay, e ho sentito il ritornello, ho subito pensato, per me Vegas, in questo ritornello sto parlando del Vegas di quando era Roma, cioè il cielo farà il suo dovere, Tranquillo va tutto a posto. È così oppure è un mio viaggio che mi sono fatto? Oh, ti sei fatto un viaggio, mi fa piacere, frate, che ti sei fatto un bel viaggione. È in parte, Tranquillo non è scritta riferita al periodo a Roma, però in qualche caso, cioè, se tu mi ci fai pensare in questo momento, ti dico sì, ci sta anche che sia riferita a quel momento, ma perché principalmente ogni tanto mi capita di avere questi, diciamo, questi momenti un po' di sfaso dove ho bisogno di trovare me stesso in quello che scrivo, capito? Tranquillo penso sia uno dei pezzi dove ci ho messo scritto su carta. Io non scrivo quasi mai su carta, ho sempre scritto sul telefono. Tranquillo l'ho scritto su carta, giusto per dirti quanto peso gli ho dato alla cosa, no? E avevo bisogno di stare tranquillo, cioè io proprio mi confidavo e ho detto, oh, Bellaria, minchia, devi stare proprio tranquillo di brutto, perché qua se perdi lucidità è un macello. Quindi ho dovuto scrivere quella strofa, quel ritornello. E se mi ci fai pensare, sì, anche a Roma avevo bisogno di stare tranquillo. Ma ho scritto anche in Oro Nero, che è stato il mio progetto che è uscito con Oniro, ho scritto dentro le tracce, c'era comunque sempre qualcosa che mi facesse restare un po' calmo. Quando si gioca a GTA, almeno i miei amici quando giocano a GTA, il nostro obiettivo è arrivare a 5 stelle, wow, no? A proposito di 5 stelle, tu quante stelle dai a Cicnisello? A Cicnisello? Da ascoltatore. Da ascoltatore? Sì. Se tu fossi un ascoltatore, stelle a Cicnisello. Ma se fossi un ascoltatore di rap italiano, gli darei, boh, dalle 4 stelle. E la traccia migliore? La traccia migliore, allora, se dici, dipende se intendi da ascoltatore o se piace di più a me. L'ascoltatore, poi che piace di più a te? Allora, da ascoltatore, ma penso una roba più innovativa del disco sia Lembo, okay, il pezzo Lembo, sì, che è un viaggio tutto freestyle, quello neanche è stato scritto. Quello racconta la vita che avevamo nel cosiddetto band di Sesto San Giovanni, quando abbiamo avuto occasione e piacere di vivere quei mesi in quella casa, e succedeva di tutto, frate, di tutto. Tutto quello che dico nel testo succedeva. Tant'è che è mega sentita, mega sincera, cioè il pezzo dovevo pure riregistrarlo, capito? Ma avrebbe perso quel non so che di particolare, quel mood che aveva, sì, sì, quella casa, quella cazzo di casa lì. Ogni volta che ci ripensiamo andiamo fuori, tanto. Dove ho scritto anche quando è uscito Gratta e Vinci, che è il mio EP, che ho fatto uscire a luglio dell'anno scorso. È stato progettato tipo Bel Air, è stata anche scritta lì dentro, oppure Canada Syrup, che comunque ha dato un bel upgrade al, sì, mio percorso una volta uscito da Oniro. E quella è la canzone che mi piace di più, mi piacerebbe di più se io fossi un ascoltatore, ovvero, sì, una cosa totalmente nuova, che comunque sia non ha mai fatto nessuno, per quanto secondo me tutto il disco comunque sia una cosa abbastanza nuova e personale, cioè essendo personale non ha appunto punti di riferimento in Italia, quindi, sì, logicamente suona per forza di cose fresca e nuova e unica, particolare. Ne ho dette troppo, però questo è quello che penso, ne ho dette 4 che penso. Invece che piace più a me, sì, se mi dici proprio, cioè dipende, va a periodi, va molto a periodi, cioè quando l'ho scritta la prima traccia del disco, l'intro Eclipse, a me fa impazzire, okay, uscirò dalla giungla con la pelliccia di cincilla, capito, proprio, cioè fanculo, volete rompermi il cazzo, vabbè, rompetemi il cazzo, io faccio i cazzi miei comunque, okay. E Tranquillo nell'ultimo periodo, frate, non ti nascondo che mi ha dato una grossa mano proprio a livello personale. Una cosa che a me piace tantissimo dei rapper è il loro nome d'arte, no? E okay, spesso mi chiedo sempre che viaggio c'è stato dietro alla scelta del nome. E io voglio farti due domande. La prima è: perché ti chiami Vegas Jones? Perché hai scelto il nome Vegas Jones? E la seconda è: se tu potessi cambiare il tuo nome d'arte con un altro nome, come ti vorresti chiamare? Ti rispondo prima alla seconda, si può? Allora, io mi vorrei chiamare Sonny Privitera. Perché? Perché è una bomba, cioè suona troppo bene, te lo giuro.
mi piace proprio, dà proprio un'idea. Ma magari nella mia vita questa cosa non su di me, ma la... Magari fare una cosa come Tormento Yoshi. Vabbè, quello è già Bellaria, cioè Bellaria è già un universo, okay, un universo già conclamato. Okay. E infatti mi trovo molto bene, cioè tant'è che tutti i miei fratelli mi chiamano Bellaria. Io ormai parlo di me in terza persona perché mi piace, fa ridere la cosa. E quindi Primitera. Esatto, sì, questo qua sarebbe il nome che mi vorrei dare. Okay. Soprattutto se fossi, io mi faccio sempre il trip, tipo che minchia, fossi nato in America, che cazzo non mi sarei dato, robe. Cioè, a questo punto conciliamo, sono italiano, cioè, ho un bel nome, un bel cognome Terrone, minchia che ci sta di brutto. È un bel nome americano, proprio alla vecchia, vecchia maniera, anni 30, no? Ci sta. E invece poi ti dico perché mi chiamo Vegas, Vegas Jones. Okay. Vegas viene da... vengo dal Brighton, io principalmente scrivevo una volta, una cosa molto stupida, molto più stupido di quello che... non c'è un grande viaggio dietro. Mi piaceva, beh, oltre all'immaginario americano, comunque Vegas è una città, è Las Vegas, come la chiamano in America, che Las lo tagliano, diciamo, e mi piaceva scriverlo, mi piaceva proprio scriverlo, il lettering della parola mi piaceva molto, e quindi a furia di scriverlo poi è diventato quello, e mi ha subito convinto per il semplice fatto che non ho mai cambiato nome, cioè anche quando facevo rap che scherzavo mi chiamavo sempre Vegas. Okay. Poi il Jones l'ho aggiunto dopo perché volevo trovare un'identità mia, appunto Vegas è una cosa un po' troppo a livello mondiale, un po' troppo generico, capito? Cioè, aggiungere un cognome, esatto, che... aggiungere un cognome che mi desse più personalità. E io non ascoltavo rap new school, cose, no? Quindi mi piaceva molto Nas. Nas comunque anche ora è uno di quelli, secondo me metricamente ci sta più dentro, comunque c'è una bella attitudine sui beat, eccetera, oltre ad essere una colonna. E quindi lui, essendo Nasir Jones, mi piaceva proprio, oltre a starci bene come sound, dopo Vegas, mi piaceva proprio l'idea di portare comunque dentro il mio nome un bel pezzo di storia del rap. Fantastico. Quindi questo. Quindi Vegas Jones. A me piacciono molto i tuoi testi. Grazie. Come li scrivi, metricamente parlando, per me sei un artista di spessore. Proprio per questo, siccome non mi hai mai rappato in diretta, no, non ci ho mai visti che tu mi hai fatto una strofa. Aspetta che chi lo sbastardo in mezzo. Ok. Che fai il volo di brutto. Ti va di rapparci una tua strofa mentre giochi a GTA? A voglia, frate. Quando vuoi. Ora la dedichiamo a Franklin qua davanti. Beh, se queste strade sono tutte vuote, stanno tutti sopra i loro iPhone 6. Non ci pensa sti piccoli pesci, come sono entrati escono dalla rete. Esco, vado a pesca anche stanotte, tra le note su una scala d'ote, le orecchie basse come un cocker. Il destino sceglie Veggy, non te. E fidati fra, non conviene per niente star lì fermo a perdere tempo. Infatti levati, t'ho detto. Sei il tipo che si rende conto che sbaglia solamente quando ha già perso. Io sono in gara con l'immenso, il fumo profuma di incenso. Il foscato è un incendio, gratta gratta vinci il rispetto. Stai salendo per lanciarti meglio? Guarda, spero vada per il peggio. Lo faccio finché per te non è un vizio del cazzo e non trovi rimedio. Quando rime fantasia, come trovare il posto giusto per nasconderla. Vi sorpasso in giro per l'Italia, guida troppo stile per confonderla. E c'ho la coscienza pulita come San Francesco da Baggio. Se la moda che prima di essere qualcuno devi succhiarla a qualcun altro, io non scendo a patti con nessuno, al massimo scendo tutto fuso. Grazie dell'invito, fra, al tuo funerale veniamo vestiti di bianco. Benz. Benz. Una cosa che mi chiedo spesso, oh, e quando ascolto la tua musica, con chi vorresti collaborare? Cioè, con che artista vorresti collaborare con cui non hai ancora collaborato? Italiano o italiano? Non? Allora, artista con cui vorrei collaborare italiano, questa è una bellissima domanda. Allora, nell'ultimo periodo, ti dico innanzitutto, mi ha stupito molto collaborare con Nitro, mi è piaciuto tantissimo. Ho visto anche il risultato. Ma è stato proprio a livello personale, capito, che è stato bello. Alla fine, non, cioè guarda, più che la cerchia di gente che conosco, non ti saprei dire chi, perché se poi, capito, uno poi dal vivo non mi piace, non ci trovo nemmeno gusto a collaborarci. Perché tantissima gente del rap italiano non la conosco proprio di persona, comunque non la conosco approfonditamente, magari l'ho beccato una volta, un paio di volte, capito? Cioè, quindi per te il rapporto che si crea va anche al di là della collaborazione fatta per marketing? Sì, sì, ha voglia, sicuramente. Cioè, collaborazione fatta per marketing ci sta se la vuoi fare per marketing, naturalmente. Sì. Però soprattutto se sono pezzi miei proprio, dentro progetti miei comunque a cui io tengo particolarmente, cioè tipo in Chicnisello tutte le collaborazioni sono fatte,
cioè non sono studiate a tavolino, sono studiate per quanto riguarda la personalità di una persona, la persona comunque, cioè conosco bene, sono in ottimissimi rapporti con comunque, cioè con chiunque ha nel disco mixtape, come lo vogliamo chiamare, insomma. E quindi non ti saprei dire, capito? Ci sono un sacco di artisti che avrei piacere di artisti italiani che comunque non conosco, sarei curioso di conoscere personalmente un prima nome. Che ma non lo so, guarda, a dire la verità, di quelli fuori dalla mia cerchia, tipo ti posso dire un Tedua, sarei molto contento di potermi interfacciare, diciamo, perché non so, mi sembra uno che uno alla mano, sì, esatto, sì. Quindi ma poi magari c'è anche gli altri, naturalmente, io non so, sì. Poi no, capito, impressione, sì, sì. Ha impressione, però comunque sia, giusto perché con Tedua ci ho parlato un paio di volte, okay. Te lo dico proprio per questo, non perché lo vedo dai video, dalle robe, ci ho parlato, sì, un paio di volte, quelle due volte comunque anche, cioè, non mi dispiacerebbe affatto farmi una serata, passare un po' di tempo. Invece artista internazionale con cui vorresti collaborare, la tua etichetta ti dà 100.000 euro per pagare un feat, a chi li dai? Compro la Mercedes, fra, che cazzo compro il feat? Vado in America con il mio Benzo, porca troia. Facciamo che la Mercedes ce l'hai già. Ah, il Benzo ce l'ho già, vabbò. Allora, minchia, artista internazionale, mi piacerebbe un botto collaborare con John Legend, proprio subito. Ma non me l'aspettavo, sai. Fra, io, perché ho proprio black music in generale, ci strippo un botto. Un altro con cui mi piacerebbe collaborare... Quindi fare un pelle toscana con John Legend. Mamma. Tu ti immagini che cazzo viene, sì, fuori, cioè una roba che comunque sia, ma sai perché vorrei collaborare con uno come lui, cioè uno che, ma come lui ce ne sono tanti altri, ti ho detto lui perché è il primo che mi è saltato in mente proprio come artista, che dico minchia, però cioè mi aprirebbe, cioè mi metterebbe talmente in soggezione fare una roba con lui che, cioè, sarei proprio spinto a migliorare proprio in 10 secondi, capito? Pam, cioè, ok Bellaria, tu sei questo, da adesso stai facendo un feat con John Legend, vabbè che stai cacciando i soldi, però devi comunque far vedere che il feat non lo stai pagando, capito? Invece il feat nel rap game? Nel rap game sempre... Sempre internazionale? Internazionale, no, guarda, mi piacerebbe un botto... Mi piacerebbe, ti dico prima con chi mi piacerebbe lavorare. Ok. Mi piacerebbe lavorare un botto con Belly. Oh. Non so se hai preso. Sì, sì, canadese. Esatto, canadese. Sì, sì, comunque sì. A me la scena canadese, come a me, come a tutto il mio gruppo, anche piace molto, sia Boston Kid, anche okay. Jesse, comunque la scena canadese, a parte che credo che sia proprio completa, cioè c'è, sì, tutto. Sì, 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 sì. Canada, pazzesco. Belly mi piacerebbe perché secondo me è una bella persona con cui stare in studio, capito? Cioè è anche bello stare in studio con una persona che non solo deve rappare, no? C'è anche uno che è un buon produttore, che, sì, si, sì, dice, sì, comunque che lavora anche con altri artisti e gira anche così il mercato musicale, cioè le idee arrivano da più teste, il bello è quello. Quindi proprio a lavorare in studio mi troverei, sarei molto curioso a lavorare con uno come Belly. O ai tempi anche uno come Diddy, capito? Che, sì, ti dava l'idea di dire, minchia, boh, mo facciamo i soldi di brutto con sta roba, oppure facciamo sta hit secolare anche se non ti convince, ma noi la facciamo lo stesso. Però perché fidati, tanto, sì, fidati, okay, che, okay, funziona, capito? Cioè, sì, avere una personalità del genere. E invece a livello di artista, al momento, guarda, io mi sparerei, resto sempre in Canada, farei proprio un feat con Tory Lanez proprio adesso, in questo momento, giusto per la varietà delle cose che sa fare, sì, sì, che un po' mi ci rispecchio, capito? Ascoltavo l'altra sera il pezzo che ha fatto con Meek Mill, nell'ultimo progetto di Meek Mill. Litti. Mamma mia. Fa paura. Ha fatto il ritornello... Fa paura di brutto. Ma lui è proprio epico, capito? Che poi lui, non so se sai la storia, cioè ha un bel trascorso proprio di vita, poi si sente dai pezzi, capito? C'è uno che è imparato da solo, roba. Riguardo i ritornelli, no? Anche prima te lo dicevo, io ho notato questo tuo salto, sì, nei ritornelli, poi magari è la mia impressione, no? Quando ho messo sul tape, no? Eravamo in casa, lo stavamo ascoltando, io e tutti gli altri, parte il ritornello di Tranquillo, poi si ascolta anche il ritornello di iPhone, di tutti i pezzi, cioè, che salto che ha fatto Veggie. Ma è un salto dovuto a applicazione musica nuova oppure perché ti senti più sciolto e più libero magari da un periodo passato dove eri condizionato da qualcos'altro, da fattori esterni? Bella domanda, Freight. Proprio una bella domanda. E ti risponderò così. Allora, è un po' tutto quello che mi hai detto. Parte dai beat, innanzitutto. Quindi un applauso a Boston George. Boston George, a Kid Caesar, a Jesse, anche a Andre, ti dirò. Andre è un altro con cui sto lavorando, che ancora non è uscito niente, ma comunque anche, cioè, i pezzi poi escono dopo. Ma lui è un altro che mi ha dato molto...
molto filo da torcere anche in studio, capito? Cioè, sì. Comunque vai in studio di costruire il pezzo ed è bella come cosa. Comunque grazie ai produttori comunque che già ti stendono il tappeto, quindi poi tu sul tappeto vuoi fare brutta figura, poi ti pigli per il culo dopo se non spacchi, quindi come prima cosa è quello. E quella è stata una cosa figa, cioè comunque avere dei tappeti più fighi ti fa rendere di più. Oltre al crescere, cioè io credo comunque un rapper, cioè se uno fa il, fa l'ingegnere o qualsiasi altro tipo di lavoro, c'è cioè una cosa che magari migliori ogni 5, 10, 15, 20 anni, capito? Quando fai il rapper è una roba di mesi, cioè può essere che il mese prima sei molto più scarso del mese dopo, capito? E quindi penso che c'entri anche questo, cioè uno poi prende sempre più consapevolezza di quello, aspetta fra che questo devo ferrare perché veramente non mi sta simpatico. Un attimo, ma mi salvo. Scusa zia, non mi dispiace. Oh, povero che sei. Vabbè, salgo sulla Martin di nuovo. E comunque questo, capito, ti dicevo che si migliora piano piano, sempre. Naturalmente il disco, essendo stato fatto in 4-5 mesi, in base anche a quello che è stato buttato fuori, step by step, anche con la storia di buttare fuori un video gradualmente per abituare anche un po' l'ascoltatore, tutto, c'è stato un miglioramento, credo, quello che hai notato tu, poi naturalmente parlo per quello che mi hai detto tu, anche di, dell'orecchio, okay, che si abitua di più a fare delle cose, poi anche io lavoro anche con Shock, che è il mio fonico, diciamo, okay, delle voci, e Patrick in Svizzera che mi cura tutte le basi, cioè che fa tutti i mix generali, poi che fa sti bassoni pazzeschi eccetera, comunque anche lì avendo dei parte anche da chi sta in studio con te a lavorare il suono migliore, capito? Che ti dice ok, minchia, prova facciamolo con sto effetto, facciamolo di qua, di là, poi minchia tu ti prendi bene, capito? E quindi mano a mano, sapendo che magari prima hai fatto il ritornello tipo quello di iPhone che ho detto che è nato da una cagata alla fine, che lo canticchiavo così, no? Sì. Poi è nato e tipo da quello dici ah, però minchia ho fatto sta cagata, fammela rifare che okay, porca sì, troia. Sì, 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 e quindi ta 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 ta, minchia, una scaletta di cose che alla fine porta a un miglioramento che poi credo sia proprio di tutti i musicisti, cioè bello di avere una, quindi si può dire una nuova comunque ispirazione, ti ispiri da solo, tipo qualcosa del genere, capito? Quindi si può dire che comunque anche questo tuo salto in alto è anche dovuto alla squadra che lavora con te. Assolutamente. Al gruppo di persone che sono te, che sono Enea. Qua Sino. Guarda cosa faccio, stacco gli occhi dalla tele e ti dico assolutamente, frate, assolutamente. È fondamentale, cioè poi avere un gruppo di persone che ti vogliono bene prima. Prima che ti vogliono grattare le robe, capito? Questo, perché poi, cioè, capito, poi tu lo sai, fra, sì, capito? Sì. E lavorare con gente che ti vuole bene e che vuole il tuo bene prima che il loro bene, che poi un fa giorno bene tu. Musica. Sì, esatto. A parte che fa bene alla musica, sì, cioè io penso che quest'anno, no, non quest'anno, 2016, comunque, è stato un bellissimo anno per il rap italiano. Ma proprio bello. Perché? Perché c'è stata un sacco di gente che ha lavorato per i cazzi suoi. È vero, anche io condivido. Cioè, tutta la gente che più o meno è uscita quest'anno è tutta gente che ha lavorato per i cazzi suoi, capito? Bene o male, poi lascia stare gli agganci, le robe, le cose, quelli arrivano, quelli devi perseguire, sì, sì, ci sono, li prendi, non è che sei coglione. Però, cioè, proprio la roba di lavorare con della gente che ti vuole bene, che alla fine giornata ti dice, zì, dai, sei un coglione, dai, così, capito, che ti tratti proprio da fratello. Quella roba lì è una cosa fondamentale, perché poi ci sono invece dei momenti in cui ti trovi lì e dici, ok, bene, adesso stiamo facendo i babbi, mo, ci prendiamo qua, diciamo, mo dobbiamo, pensiamo alla musica, capito? E boh, ti butti lì ed è una cosa comune, capito? Che sì, arriva sì, da tutte e due le parti ed è bello perché non è che se tu fallisci un giorno il tipo dice oh, cazzo sei, io non ti conosco, capito? E io, questo è stato anche uno dei motivi per cui ho preferito poi intraprendere il mio percorso, diciamo, solista e lavorare da solo, staccarmi da una realtà che era già esistente e lavorare con gente che credessi in me prima che in qualsiasi altra cosa, che nella mia musica, capito? Cioè, ecco, questa forse è la chiave. Cinisello per te rappresenta l'Italia e per Cinisello Vegas rappresenta Cinisello. Beh, sì, chiaro, forza. Ok. Un'altra cosa, prima, tra una cosa e l'altra, hai detto che hai studiato canto. Certo. E mi è balzata in testa la cosa che un mio amico è venuto a vedere il tuo live prima di Salmo e mi ha detto Vegas, il live spacca un cifro. Il fatto che tu abbia fatto canto ti aiuta durante i live? Mi aiuta sia il canto e anche doppiaggio fatto io, che mi hanno insegnato a usare diaframma e tutto il resto.
E a parte che penso sia una dote naturale, i polmoni più che altro, nonostante io fumi eccetera, ma i polmoni Dio me li ha dati buoni, che funzionano. E quindi quella è la prima cosa, cioè proprio dote naturale. E la seconda cosa comunque sia sì, allenamento. Poi logicamente più suoni sono due cose diverse, cioè la tecnica e la teoria, capito? Okay, cioè sì, sì. Scusa, la tecnica e l'applicazione, sì. Proprio per quanto riguarda la tecnica, sì, comunque ho fatto tanti esercizi di diaframma, di voce, di tutto quello che di canto non ho neanche fatto tanto, capito? Poi però una volta che capisci quello che devi fare, te lo puoi anche fare da solo, te lo puoi studiare anche da solo, tutto quello che ne consegue. E stare sul palco poi è anche dettato dall'esperienza. Io cioè, non sono uno che ha fatto un miliardo di palchi, capito? Però comunque qualche palchettino me lo sono fatto, ma anche quando facevo le date quelle con tre persone sotto, sì, il palco, capito? Penso che sia lì proprio che impari a reparare. Perché devi convincere quelle tre persone che tu cazzo sei fra, vedi quel tipo col telefono, quell'altro che si fuma, quell'altro che parla con l'amico, cioè minchia, se ti in quattro vi devo tirare in mezzo, raga, cioè non è che io sono qua alla fine per dire qualcosa a qualcuno quando sono sul palco, così come quando appunto ho fatto l'apertura a Salmo, cioè frate, quando sono entrato davanti tutte quelle persone, cioè ho detto minchia che bomba, cioè sono sceso dopo 15 minuti e volevo dire, sono andato tipo da slide, gli faccio frate io vorrei stare su 2 ore su questo palco perché è troppo una hit, cioè capito, quando arrivi da, chiamiamola dalla merda, no? Sì. Quelle tre persone distratte e arrivi da un sacco di gente che comunque è lì per vedersi uno show, va bene che non erano lì per me perché erano lì logicamente per Salmo, però comunque gente presa bene robe, poi tantissimi sapevano anche i pezzi, quindi immagino un po' contento io quando ho visto appunto un bel riscontro. Però cazzo, quando vedi proprio la gente così, che c'è una bella atmosfera, cose, ti prendi proprio bene, alla fine è il mio momento preferito quello, cioè quando salgo sul palco è proprio, ma sia che sia un locale, un DJ set, sì, in una discoteca, sia che sia un live, appunto ne ho fatti pochissimi di live così importanti, diciamo, poi i miei ancora no purtroppo, ma spero di poterne fare un giorno. Cioè proprio mi sento proprio bene, a mio agio con la mia musica e per di più riesco a rendere molto di più sul palco che in studio. È la cosa che mi piace di più di quando rappo live, perché ci metto più, sono più coinvolto, capito? Faccio coinvolgere di più la gente. Minchia, sono morto malissimo mentre dicevo queste cose, mi giravo e sono distratto. E volevo chiederti, questa è una cosa che facciamo sempre durante tutte le interviste, chiederti opinioni riguardo altri artisti, no? Ok. Il tuo gusto personale. Ok, ok. Jamie Tights o Madman? Bro, minchia, a me le domande sul rap italiano mi mettono troppo in difficoltà, te lo giuro. Che poi passo per un ignorante pazzesco. Allora, senza dirmi perché. Jamie Tights. Io Madman. E Lolo o Mostro? Mostro. Lo riconosco, quindi va a botta sicura. Io Lolo. E Maruego o Tedua? Madonna, fra. È stato uno difficile. Qui voglio anche il perché. Ancora più difficile, dopo mi stai mettendo proprio in difficoltà. Minchia di brutto. Allora, devo dire che Maru fa dei pezzi molto belli, ultimamente mi piacciono molto, soprattutto ultimamente. E Tedua è molto particolare, chi tra i due? Diaz. Ma sono obbligato a rispondere, non si può dire tipo Jennifer, una casa, tipo. Non lo so, perché se mi parli di preferenze, capito? Cioè, io se mi dici preferisci 50 Cent o Eminem, ti rispondo subito, capito? Okay. Perché li ascolto tanto, capito? Allora rispondimi con un altro nome. Io ti dico, te due amore, tu questo, questa è una buffona in maniera pazzesca. Che cazzo vuoi? Non mi sposti, ti ho detto. Togliti la casa, vai via. Bravo, togliti pure la macchina. Te, Don Marvego, mi rispondi con un altro nome, però di rap italiano, e mi dici perché. Allora, ti rispondo con un altro nome, ti dico uno che mi piace moltissimo del rap, sì, italiano, Scorsese degli Oro Grezzo, non lo conoscerai probabilmente. Comunque invito tutti ad andarsi ad ascoltare gli Oro Grezzo, perché secondo me sono la, insieme a Fly sono la trap italiana.
capo. Proprio trap. E lui mi piace moltissimo, cioè lui è uno di quelli che proprio mi ascolto proprio volentieri, capito? Che ho anche scaricato il disco, il tape, senza problemi, sì, anche Dot, che è l'altro suo socio. Però Scorsese è proprio street poetry, 100%. Inviterò per sto magazine freestyle assolutamente. Fortissimi, zio, cioè, te li raccomando proprio, sono proprio real, frate, poi, cioè, da me piace molto che una persona sia real. Invece, sempre legato all'hip hop italiano, noi abbiamo una playlist su Spotify che si chiama Sto Radio. Tre canzoni che inseriresti nella nostra playlist di Sto Radio. Ok. Allora, tre canzoni italiane? Sì. M.I. Bastard dei Club Dogo. Il mio pezzo preferito dei Dogo, credo. Poi, uno. Metterei appunto Matrimonio mio. Ok. Che presto Spotify? Spotify arriva. Ok. Moltissimo presto. E poi un pezzo di Gali che mi piace una cifra. Come cazzo? E poi io faccio pure problemi con i titoli di brutto. Minchia Gali, scusa. Ma come cazzo si chiama quel pezzo? Vai tra, bravo frate, vai okay. Tra, bravo, vai tra, mia vai tra mi piace, suona molto bene. Okay, poi se ti posso aggiungere pure un quarto, sì. Ti butterei su, come cazzo è, non so, è Bisturi di Lazza. Ok. Minchia di Lazzino, un po' cattivo di brutto, mi piace molto. Ok, ultima domanda. Cos'è cambiato dal giorno in cui io ti ho incontrato per la prima volta ad oggi, una cosa che ad occhio è cambiata nella tua vita? Consapevolezza di quello che, dei miei mezzi, di quello che posso fare. Questo che condiziona più o meno tutto. Come penso sia normale anche, in base ai... quando uno lavora tanto, capito? Poi tu sei un altro che si sbatte una cifra, frate, perché comunque conosco, è tutto. Quando uno lavora tanto, i risultati li vede sulla propria pelle. Quindi cosa succede? Se un anno fa io lavoravo una cifra, e probabilmente un anno fa io e te neanche ci conoscevamo, ci siamo conosciuti tipo 10 mesi fa, sì, 10 mesi qualcosa fa. Del genere, ok? Tipo rispetto a un anno fa, secondo me dal momento in cui io comunque ho preso consapevolezza e ho detto ok, adesso esco da un Iro, provo da solo, perché ho bisogno tipo di come dimostrare a me stesso, ma frate ce la fai davvero oppure siamo qua perché qualcun altro mi ha detto di starci? Io volevo starci davvero. Quindi ho detto ok, passo dopo passo, lavorando, scrivi, registra, video, di qua, di là, destra, sinistra, tutte queste cose qua. Poi vedi anche il riscontro del pubblico, che comunque non è che sta, cioè sta ascoltando la tua musica, ma per me sta ascoltando anche il frutto dei miei sforzi, cioè del mio lavoro. Cioè il mio lavoro vuol dire che sta pagando, che sia in termine monetario, che sia in termine affettivo o... anche semplicemente, cioè proprio come soddisfazione personale, il mio lavoro sta pagando, quello che sto facendo paga, piace alla gente, qualcuno ci perde la vita dietro le mie robe, capito? Sì, sì, cioè sì. Proprio dici minchia, allora dici che davvero magari sto salvando la vita a qualcuno, qualcuno gli sto veramente sul cazzo, che comunque forse pure più figo, e dici no, non è più figo, sto scherzando, però ci vuole anche a chi stai sul cazzo. Però questo cambia, logicamente con tutte queste cose tu acquisisci una consapevolezza di te stesso che è bella importante, e, capito? Una cosa tra tipo azione e reazione. Sì. Tu fai, quello ti ridà, tu fai in base a quello che quello ti ridà e tu dai ancora di più, capito? E con questo poi alla fine ti forgia come persona. Quindi consapevolezza. Consapevolezza, direi che consapevolezza è la parola perfetta. Come Franklin, che in questo momento è in mezzo a una steppa. Consapevole come. Cioè, capito, tu mi hai fatto parlare, mi hai fatto intrippare di brutto, e mo sono sotto il carcere, senza munizioni, senza ammo. Grazie mille, Maggie. Non so come fare. Grazie a te, Antuario, è stata veramente una bella chiacchierata. Grazie. Schiacciamo sto cibo, è veramente stata una hit. Grande. Bella. Facciamo sto sorso di bell'aria prima di andarci. Ma vai, sorso di bell'aria. Ciao, bellezza. Di cini, non puoi sbagliare, non puoi. Enjoy freshness.